Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti nel nostro incontro di oggi dedicato appunto a Dante e il tempo. L'intervista è quella che faremo insieme alle nostre amiche Benedetta e Lucia a Fausto. Fausto è il professor Casi per noi. Parleremo appunto di Dante e il tempo. Ecco, si tratta di un incontro molto interessante che vogliamo tenere in questi giorni, nell'imminenza del solstizio d'inverno che sarà il 21 di dicembre. Come sapete, il SISFA produce un notiziario che si chiama ECOS, che esce a ogni solstizio e a ogni equinozio. Ecco, quello di questo evento l'abbiamo dedicato appunto al tempo, per due ragioni fondamentali. Primo, perché ci piace ricordare il tempo come una delle grandezze fondamentali della fisica, e quindi per gli storici della fisica il tempo è senz'altro è un evergreen, è sempre presente, diciamo così. Secondo aspetto è perché nel 21 ricorrono i 700 anni della morte di Dante Alighieri. Dante, infatti, è nato nel 1265 ed è morto nel 1321, ecco, quindi quasi in tutta Italia e direi quasi al mondo si sta iniziando a festeggiare il sommo poeta, per cui anche noi con il SISFA creiamo questa connessione tra storia e scienza. Ecco, le persone che oggi sono con noi, abbiamo detto, sono Lucia e Benedetta, vengono dall'Università di Bari, dove svolgono delle interessanti mansioni all'interno della storia della scienza. Poi saranno anche loro a dirci, e appunto il professor Casi per noi, Fausto. Ecco, quindi io direi di iniziare un po' a rompere il ghiaccio, dando un po' la parola alle nostre colleghe per una piccola presentazione di loro e anche per introdurre sempre più tematicamente, Fausto. Prego Lucia, prego Benedetta. Io invece faccio la presentazione della nostra struttura. Allora, noi lavoriamo al Centro Interuniversitario di Storia della Scienza, Seminario di Storia della Scienza, che è una struttura che comprende sei università ed è abbastanza antica, possiamo dire, il suo tempo è arrivato a 53 anni, perché è nata nel 1967 per opera di Antonio Corsano, storico della scienza e della filosofia, che ha voluto creare a Bari un centro che raccogliesse sia scienziati che persone e studiosi di facoltà umanistiche per parlare insieme dei temi scientifici. Quindi si occupa di storia della scienza, di filosofia della scienza e di comunicazione della scienza, mettendo insieme le due aree, quella scientifica e quella umanistica. Allora, io così ho concluso la presentazione della struttura, passo la parola a Benedetta. Buongiorno a tutti, anche io lavoro presso la stessa struttura e aggiungo soltanto che faccio parte del laboratorio di epistemologia informatica, la scienza che mette a confronto la mente con il computer, e del laboratorio di multimediale di museologia scientifica che appunto completa le applicazioni informatiche ai beni culturali, quindi al patrimonio culturale su tutta ampiezza, a tutta ampiezza. E comincio con salutare l'amico Fausto Casi e Ciao. ricordo che parliamo del curatore scientifico del MUMEC, ex direttore del MUMEC, oggi diretto il MUMEC dalla figlia Valentina, che salutiamo, che sicuramente è in ascolto. Che cos'è il MUMEC? Il MUMEC è il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo, è tutto ad Arezzo, ed è una realtà di cui la città va molto fiera, l'abbiamo potuto constatare dalla ricca partecipazione all'evento che si è tenuto qualche giorno Sì. fa per festeggiare i 15 anni dalla fondazione del Certamente. museo. Ma possiamo dire che è un fiore all'occhiello per tutta la regione toscana, visto che le mostre itineranti sono diventate mostre regionali e girano per il momento forse solo in Toscana, ma saremo tutti. No, vanno a livello nazionale. Girano dappertutto, insomma. Chi conosce Fausto Casi sa che conosce, insomma, la sua passione, la sua competenza e il suo entusiasmo, non solo per la vita del museo, ma anche all'esterno, per tutta la città. E sappiamo tutti
che è un esperto di storia della tecnologia e della strumentaria scientifica. È un raffinato collezionista, da qui comincia la sua storia, e consulente per questo di diversi musei, naturalmente per i quali si occupa di valutazione di reperti, ma anche di restauro. Sappiamo bene che rispetto al tema di oggi ha restaurato orologeria monumentale di una certa rilevanza e di un certo impegno. E naturalmente oggi la sua attività è la divulgazione della strumentaria nelle scuole, ne parleremo più tardi perché questa è un'attività veramente encomiabile. È ideatore e organizzatore anche di numerose mostre, è autore di volumi di storia della strumentaria, come questo che vi faccio vedere, del calcolo automatico, ma ce ne sono tanti altri che spaziano su tutta la storia della tecnologia della strumentaria scientifica. Il MUMEC infatti affronta tantissime tematiche. Suono, scrittura, immagine, l'ultima mostra che ricordo sulla memoria, cioè vedere gli strumenti del calcolo, non solo come calcolo automatico, ma anche le tecnologie associate ai computer sono molto importanti per aver memorizzato informazioni, aver dato questo aspetto digitale che in realtà è memorizzare la nostra cultura. Infatti, il patrimonio culturale, ecco, la valorizzazione del patrimonio culturale, possiamo dire che è la sua missione, riconosciuta davvero da tutti. Ma oggi vogliamo parlare del tempo, un concetto importante, come ha detto Lorenzo Mauro, per la fisica e per la storia della scienza, e declinare questa nostra chiacchierata su tre aspetti del tempo. Il tempo biografico, che ci verrà illustrato grazie a Lucia, il tempo e gli strumenti di misura, parleremo appunto degli strumenti del MUMEC, e il tempo e la nostra storia. Vedremo un po' come tutto questo si inserisce nel nostro discorso intorno a Dante e al patrimonio strumentale. E vediamo come anche Dante può rientrare nella storia della La tecnica, pieno, nella sua sì, enciclopedia sicuramente. rappresentata dalla Divina Commedia. Anche il sapere tecnico, non possiamo dire scientifico, ma comunque tecnico, rientrava nelle sue, ecco, questo libro, Dante, uomo di scienza, appunto. Il sapere sotto tutti i suoi aspetti. Passo quindi la parola alla collega Lucia. Allora, io comincio subito per non perdere tempo. Allora, il tempo della sua storia personale. Vorremmo che ci parlasse in breve di alcuni momenti salienti della sua storia personale. Io le dirò tre date e lei potrà dirci brevemente a che cosa sono legate. Allora, 1987, 1990 e 2005. A lei la parola. Perfetto. Sì, 1987 è stato la prima uscita, diciamo così, come collezionista a livello nazionale di una mostra sul mio interesse fondamentale, che era quello della storia della radio, in quanto io vengo dalla telecomunicazione proprio come docente nelle scuole secondarie di elettronica. Allora era radiotecnica, era la televisione, era l'elettrotecnica insieme alla fisica e alla matematica. E quindi c'erano tutte queste materie che coinvolgevano la mia professione di insegnante, perché l'ho fatto per 30 anni, quindi ufficialmente l'ho fatto molto volentieri. E quindi credo che fino al 95, dal 65 al 95. Quindi sono 30 anni di piena attività culturale didattica, e la quale poi mi è servita per creare intanto la collezione di radio, perché diciamo, l'input che è stato dato come idea non è che io sono un collezionista o uno storico con l'antiquariato in generale, che in casa mia mi hanno dato. No, in casa mia c'erano due artigiani, uno era la mamma che faceva la sarta e uno era il babbo che faceva il calzolaio, e io ho Sempre studiato cultura materiale, sempre mettere le mani. Certamente, certamente era inventiva anche capacità di programmare anche certe mode, no? Devo dire, perché fare un paio di scarpe dalla A alla Z significava creare anche, no? L'arte, creare quindi il prodotto finito, e così anche valido anche per il tessuto, per la lavorazione del tessuto, delle confezioni. Quindi io sono andato avanti con quest'idea della curiosità, perché le telecomunicazioni,
anche oggi per i ragazzi di tutte le età, che noi lo constatiamo nel Museo dei Mezzi di Comunicazione, che sono 15 anni appunto che è aperto e che quindi facciamo questa didattica, e che l'iniziativa che è partita per ottenere poi il risultato dell'87, di quello che Lucia parlava prima, è dovuta alla presenza in Arezzo della Fiera Antiquaria, che dal 1968 ha avuto mese per mese, salvo l'anno 2020, che purtroppo è stata sospesa per la prima volta nella vita di oltre 50 anni di storia della fiera, che è stata sospesa per motivi che tutti conosciamo. Quindi, per cui questa presenza della fiera in Arezzo ha creato degli input o delle occasioni, devo dire, non soltanto a me, ma anche a tanti altri collezionisti, sia a livello locale, ma anche a livello regionale, come prima facevate riferimento, ma anche a livello nazionale, perché la fiera d'Arezzo è stata la prima e la più grande che è rimasta per tanti anni, per questi 50 anni quasi, un riferimento storico e di antiquariato per tutto il mondo. Perché se io sono stato anche in America, per dire, a fare sempre per lavoro antiquariale, eccetera, tutti, e quando dicevano che ero italiano, dicevano: "Ah, io sono stato ad Arezzo", cioè gli americani che mi dicevano Arezzo, e io sono aretino, quindi mi faceva piacere questo ricordo, questo revival dell'epoca. E quindi la Fiera d'Arezzo ha dato in sottofondo, devo dire, perché la radio recuperata, che oggi è un vintage, diciamo anche le radio vintage sono di moda, no? Perché c'è questo revival del passato che viene recuperato in tutti i settori, non solo sulla radio. Quindi io però parlo di questa cosa qui perché io all'epoca erano insieme a tutte le cose del 1300, 400, 500, 600, cioè il vero antiquariato, che veniva portato ad Arezzo da tutta Italia e anche dalla Francia. Comunque sia, Francia, Germania, eccetera. Fu questa l'iniziativa di dire: ma perché queste radio che sono in terra, che nessuno valorizza, perché chi veniva alla Fiera d'Arezzo era interessato non tanto al vintage quanto al vero antiquariato, che arrivava alla fine del Settecento, cioè Napoleone, era d'epoca napoleonica, l'impero, diciamo, primo impero, era un punto di riferimento e di taglio per dire: no, l'Ottocento, guarda, non si considera, noi vendiamo, siamo antiquari veri, e quindi Poi dopo anche l'Ottocento è stato. Quando io mi sono messo in testa di dire: beh, restauriamo anche le radio, questa è stata un'idea, no? Che è venuta fuori così, restauriamo le radio, e quindi ho proposto, dopo, dal punto di vista commerciale, insieme a uno che faceva veramente la fiera antiquaria, perché io come docente non potevo avere altri incarichi, come si sa tutti, insomma, che è, e quindi appoggiavo questa presenza della fiera antiquaria, di questo materiale pratico, che era la radio d'epoca, la radio d'epoca che era del 1925, 30, 40, e lì mi sono fermato perché anche le mie collezioni, nel testo che io dopo ho scritto nell'87, dopo vedremo, ho parlato di primi 40 anni di storia della radio, perché se si parla di storia ci deve essere uno stacco generazionale, non si poteva parlare negli anni 60, 70, quando ho cominciato io a presentare questi testi, di una radio a valvole degli anni 50, che ancora nelle case esistevano, ancora che qualcuno che le usava. Io ve lo posso garantire che non in casa mia, però insomma in casa di tante altre persone c'erano queste radio che ancora funzionavano con quelle ultime valvole, diciamo così, che erano la prima generazione elettronica che è stata poi inventata dall'uomo. Per cui, Scusate, la posso prego. interrompere. Sì. Paolo Brandi l'ha definita ponte tra le istituzioni e il collezionismo della cultura materiale, cioè lei è stato un pioniere nell'aver conservato questi strumenti che noi oggi quando entriamo nel MUMEC ci sembra di entrare in casa, nella casa dei nonni, dei Certo, bisnonni, perché nessuno pensava delle istituzioni, diciamo, ufficiali di ma poter assolutamente registrare no. oggetti come un valore, insomma, storico. Certo. Devo dire però che questa idea che io poi ho coltivato, perché con la Fiera Antiquaria praticamente, siccome con lo stipendio da insegnante non si fanno collezioni, parliamoci chiaro, tanto ecco, e anche se io rispetto, come ho detto prima, la professione più importante dell'uomo è quella dell'insegnamento, è la più importante. Poi viene quella del mercante, vi posso garantire che io ho fatto anche questo, e credo che sia una grande soddisfazione presentare una cosa tua, capito, che, sulla quale credi,
gente che non ci ha manco pensato di fare, ma ora compri una radio, ma di che? No, gente che veniva alla fiera antiquaria, veniva per comprare il crocifisso del 600, se era del 500 ancora meglio, oppure la tavola, oppure il vaso diciamo così, Gallè, che era di moda, ma era sempre un qualche Quando cosa di raro e di importante. Prego. ha deciso di condividere questa passione? Allora, no, è venuta l'idea proprio, l'idea con questo personaggio della fiera antiquaria, che era un provetto restauratore dei mobili e quindi lui sapeva recuperare anche la parte legno, diciamo, quindi estetica di queste radio che erano tutte di legno all'epoca, non è che o legno massello oppure legno impiallacciato, perché negli anni 30 è venuto fuori l'impiallacciatura, se non, insomma, se uno fa caso alle camere dei nonni, erano tutte impiallacciate. Cioè venivano, capito, con legno risparmiato, poi venivano lucidate a spirito, cioè le radio avevano quella caratteristica. Per cui quando io proposi questo, dico, ma come mai queste radio non sono, nessuno le considera? Perché dice, non c'è chi le ripara. Dico, come, le posso riparare io? Perché io insegnavo radiotecnica all'epoca, a valvole ancora, perché negli anni 60 ancora i transistor erano appena appena cominciavano a venire fuori, e venivano fuori dall'America o dal Giappone, perché in Italia ancora si considerava la valvola come elemento tecnologico portante o trainante. Quindi, per cui, insomma, è venuto fuori che si è fatta una società di fatto in questa piazza, Piazza Grande, e si è detto: bene, allora compriamo a metà, io restauro la parte legno, io restauro la parte elettronica, diciamo valvolare, eccetera. Si rimontavo il tutto e poi si proponeva la vendita del banco di questo personaggio, che era un banco di antiquariato normale come tutti gli altri. In più c'aveva questa sezione che l'aveva messa lì per farmi anche, diciamo, una cortesia al limite, no? Però poi ci credeva questa idea, ma è bella questa cosa. E E quindi poi è venuta abbiamo. la mostra. Allora, esatto, no, ma la vostra com'è venuta fuori? È venuta che io, comprando due radio, io dopo ho girato tutti i mercatini a Porta a Porta, tutte le domeniche mattine, eravamo giù, lui comprava roba di antiquariato e io compravo i materiali di ricambio che costruivo, quindi il laboratorio vero, con i pezzi autentici. Poi io non è che sono un falsario, io ho sempre tenuto questa, anche nell'associazione italiana per la radio d'epoca, ho sempre sostenuto che le radio vanno restaurate con i pezzi originali. Perché se non si fa questo, si falsifica l'oggetto, e poi come qualsiasi altra cosa d'antiquariato, insomma. Quindi una scelta. E questa proposta quindi del mondo commerciale, che cosa mi ha consentito? Di dire: due radio comprate, due radio restaurate, una radio venduta e quell'altra è già pagata. Anche. Ecco, la formula matematica è stata questa. Io sono andato avanti senza sacrificare la famiglia, credo almeno, poi l'ho sacrificata perché poi dopo ho coinvolto tutti, dalla moglie prima, poi la figlia, cioè quindi sì, siamo stati veramente uniti in questa scelta che io ho fatto. Per cui la collezione è nata in questo modo. Nell'87, quindi dagli anni, ai primi anni 70 che è partita questa idea, nell'87, quindi siamo già 10-15 anni dopo, 15 anni, eh sì, 15 anni precisi. Avevo già creato una collezione di 350 pezzi dei primi 40 anni di storia della radio. Quindi, da partire da Marconi, qualcosa pre-Marconi, anche perché avevo agganciato la telegrafia già con i fili, poi la telegrafia senza fili con i brevetti Marconi del 1895, e poi con tutti gli sviluppi da quel momento della storia delle telecomunicazioni che sono nate appunto in quella dei 100, 125 anni fa, e che praticamente oggi, cioè nel tempo, ha dato la possibilità di arrivare alla scoperta della radiodiffusione e quindi del 1924, la nascita dell'URI in Italia, che è la prima società di trasmissione dei programmi radio dal 1924 in poi. Poi dopo è nata l'EIAR nel 1928, cioè, e poi si è sviluppata fino al dopoguerra con la RAI, Radio Audizione Italiana, che poi nel 1954 è diventata RAI, Radio Televisione Italiana. Ecco, questa è un po' la storia breve della cosa. Per cui nell'87 che cosa ho fatto io? Ho convinto l'amministrazione comunale a fare nel palazzo comunale, pensate, nello stesso palazzo dove oggi risiede il Museo dei Mezzi di Comunicazione, di avere a disposizione 350 metri quadri del palazzo comunale, del piano sopra e superiore, perché risultava alla fine di un restauro che era durato 20 anni, pensate, perché è una vecchia costruzione medievale, e che praticamente fu data al sottoscritto, quindi con un progetto architettonico espositivo, di fare questa mostra con tutti questi 350 pezzi.
In questo frattempo io ho catalogato tutti i materiali, ecco qui viene fuori anche la parte di ricerca storica, quindi, che non è soltanto la mostra di radio, ah sì, mi è piaciuta la radio popolare oppure la radio con la valvola esterna, la radio con le valvole interne, no, c'è tutta una sequenza, diciamo così, che dal punto di vista storico ha creato un filone che dal 1800, diciamo metà 800 per la telegrafia con i fili, è arrivata agli anni 40 e si è fermata lì perché l'epoca della seconda guerra mondiale, per me in particolar modo, era un punto di termine per dire da qui indietro è storia sicuramente, dal 40 in poi, cioè, quindi dal dopoguerra, è un ricordo. E allora ancora ricordo, quindi la televisione non l'ho mai presa in considerazione a quell'epoca là, perché dico la farà qualcun altro, cioè voglio dire, non è che si possa. E quindi già in Poi il questi tempo tempo è passato e è quindi la passato dopo mostra quindi alla fondazione dell'AIRE. 1900-1987 è nata questa idea ed è stata, diciamo, il momento in cui si è fatto una prima mostra nazionale sulla storia della radio, che è durata 6 mesi perché era calcolata per 3 mesi, poi visto l'interesse anche a livello internazionale è durata altri 3 mesi, cioè anziché finire a febbraio, è finita a giugno, insomma, questa mostra dell'anno dopo, dell'88. Quindi, e questo era, ecco, ora io vi faccio vedere, era il testo, eccolo qua, Il che è mondo sì, in casa. Il mondo in casa. Pensate che questa radio, i primi 40 anni di storia della radio, pensate che questo libro, che è un libro, insomma, abbastanza impegnativo dal punto di vista anche creativo, e pensate che io questo libro l'ho scritto tutto a mano, non a mano al computer che ho battuto, no, a mano, scritto a mano. Io ho ancora il manoscritto di questo e credo di essere uno degli ultimi che ha scritto questa cosa a manoscritto, perché quando siamo andati a pubblicarlo, ha detto: ma datemi una memoria, perché già nelle aziende, specialmente quelle a un certo livello, come è stata questa grafica qui di Città di Castello, una cittadina che è piena di stampatori, diciamo così, e che il comune si era rivolto, perché questo l'ha stampato il comune con uno sponsor che lui stesso aveva trovato, e che praticamente sono stati stampati per questa occasione come catalogo di guida alla mostra. Insomma, è un catalogo abbastanza interessante, che pensate che poi è servito come guida a, non dico a tutti, ma insomma a molti collezionisti che dicevano, andavano nei mercatini che poi si sono sviluppati negli anni 80, 90 fino ad ora, insomma, diciamo così, andavano con in mano il libro e ha detto: vediamo se c'è nel libro del caso. Cioè, no, questo non c'è, no, no, non lo prendo, arrivederci. Cioè, questa era. Senta, ma quali idee seguiva nei mercatini? Che consigli può dare a chi va nei mercatini oggi per cercare uno strumento? Avere un'idea di cosa cercano, del tema di che cosa cercano, poi È appunto. non di cercare la radio, questa qui che voglio trovare questa, e se non trovo questa non trovo niente. No, vado a cercare un tema che io mi sono precostituito. Quindi, se siamo in questi primi 40 anni, mi interessa tutto e vediamo un po' dopo lo scarto, perché può darsi che Una curiosità, come zio Paperone, anche lei ha la sua numero uno, il primo oggetto con cui è. Qual Se è? volete, il primo oggetto, cioè il primo proprio no, però l'oggetto più importante della mia collezione di radio è questo qua. Questo è un altoparlante, pensate che scultura che è questa. È una fusione in bronzo fatta dalla Safar, che è una società italiana che costruivano le fabbriche di apparecchi radio dell'epoca, ed è un pezzo unico al mondo questo. Pensate che io l'ho portato in televisione in diretta con sottoscritto il numero mio di telefono, perché chiunque avesse avuto notizie di questa cosa, se per favore si metteva in contatto con noi. Era una trasmissione in diretta che era in famiglia, mi pare, di tanti anni fa, degli anni 90 era, con Magalli addirittura. Mi ricordo anche che c'era Wow. lui come conduttore, e Non è che la mi RAI. mise, se era, no, no, era proprio a luna del giorno, proprio in famiglia, mi pare, un affare del genere, ora io non mi ricordo bene. Però si mise questa e nessuno ha risposto. Cioè, anche tra i collezionisti che oggi siamo 600 collezionisti di storia della radio e di quanto attiene alle telecomunicazioni con l'AIRE, no? Di cui dopo parleremo, e nessuno ha una cosa di questo genere. Quindi praticamente questo è stato un po' il mio simbolo anche del mondo in casa. Che cos'è? È la vittoria alata, perché questa è la vittoria alata, che è il simbolo della crescita, dell'abbondanza,
della speranza anche nel futuro, no? E questa anche ancora oggi credo che sia molto valida questa cosa. Quindi Sotto c'è una. dietro gli strumenti c'è un mondo di idee dell'uomo, in sostanza. Ah, È sostanza, questo che ci vuole ah, dire. è Quindi lei mi l'apoteosi, correva idee dell'uomo. questa è proprio come si, una posizione di riscoperta che l'uomo non è nato con il cellulare in tasca. Qui ci sono tutte le idee, tutti gli sforzi e i sacrifici che l'uomo ha fatto per arrivare oggi a questi risultati. Quindi a quello che stiamo facendo oggi, noi stiamo utilizzando praticamente che cosa? Stiamo utilizzando le ultime scoperte, diciamo, saranno forse le penultime, perché le ultime se le usano dal punto di vista, diciamo, prima professionale, militare, insomma, di ricerca, eccetera. Poi dopo le danno in pasto a tutta la società. E noi siamo già la società che stiamo stamattina utilizzando molto felicemente e in senso molto positivo, devo dire, i mezzi di comunicazione moderni. Questa è una cosa che deriva da quella raccolta che io ho fatto degli anni, dei primi 40 anni di storia della radio, e ne sono orgoglioso perché con questo tema di storia che è anche riportato poi nel MUMEC, nei mezzi di comunicazione del museo, praticamente i ragazzi che vengono ascoltano questi aneddoti, queste storie che io e Valentina, che è oramai mi coadiuva da più di 10 anni, da quando ho cominciato l'università, e tutta l'università è stata con me presente, finché ora lei è laureata, ha fatto tutte le ricerche, anche la sua laurea è in beni culturali, con, diciamo così, applicazione a, diciamo, con arte applicata su questi temi. Quindi è abbastanza, diciamo, malleata, sì, abbastanza, diciamo così, profonda sulle cose che può riportare anche. Non ha una tecnologia, diciamo così, con una storia tecnologica come la mia, perché io vengo appunto dalla parte della matematica, della scienza, della fisica, e sono rimasto con la SISFA molto volentieri, anche perché mi ci sento proprio come collega anche di Mauro e di tutti gli altri iscritti alla SISFA, e che nei nostri incontri che facciamo, che anche con voi che siete state presenti, anche io credo, cioè, ci sentiamo tutti personaggi che lavorano nel passato, ma per il futuro, insomma, ecco, per dare il futuro. Assolutamente. Io direi che Ecco, il ma nome è un. Ah, prego. proprio tra passato e futuro, mi sembra interessante tracciare il tempo, no? La storia del tempo, ecco, perché Ovviamente. Del tempo. allora, brevemente vi dico la seconda domanda, che è quella del 1990, dopo 3 anni che io ho scritto il libro Il mondo in casa. In quella presentazione, la prefazione me l'ha fatta Paolo Brelli, tra l'altro, questo per dimostrare che già a quell'epoca lì ci conoscevamo molto bene, e che questa mostra è stata fatta poi in collaborazione con il Museo della Scienza di Firenze, allora non Galileo, Galileo oggi si chiama Galileo Galilei, Certo. perché praticamente la proposta che ho fatto io non era la proposta di dire voglio scalzare l'importanza della storia della scienza, perché, per la quale è deputato quel museo e per la quale io riconosco la più importante istituzione a livello anche mondiale, voglio dire una delle più importanti a livello mondiale, che ha il suo compito, ha uno statuto ben preciso della valutazione e valorizzazione di tutta quello che è la storia della scienza fino al 1800, diciamo così, perché le collezioni medicee si fermano al 700, però dopo continuano in Lorena, e fino all'800 possiamo dire che ancora il museo conserva molti di quelle scoperte scientifiche che sono lì depositate. Ora, ho occupato uno spazio che è successivo alla storia della scienza vera, ma è la storia della scienza applicata a che cosa? Alle telecomunicazioni, alle comunicazioni. E quindi questo era un compendio, diciamo così, in Toscana perlomeno, di una realtà che continuava, che dava una continuità storico-scientifica e tecnologica, diventa a questo punto, che la tecnologia poi è un nome piuttosto recente dal punto di vista storico. La tecnologia è nata con la rivoluzione industriale, no? Prima non esisteva la storia della scienza sicuramente, e quindi ecco, io sono entrato in quel campo lì, per cui produzioni artigianali, produzioni industriali, l'ho messa insieme e ho ottenuto un risultato, ho ottenuto un tema al quale tutti hanno fatto riferimento per dire la tecnologia dei primi 40 anni di storia della radio
può essere questa considerata quella del mondo in casa. Nel 90, e quindi è venuto fuori che ancora nessuno aveva preso in considerazione una mia proposta che avevo fatto, che c'è scritta nella prefazione di questo libro, Del mondo in casa, Nel che è il 2004 momento. No, siamo nel 90. Prego, nel. la mostra Il tempo misurato, che cosa rappresentava invece? Quella rappresentava uno studio che ho fatto con l'ITIS di Arezzo, che è l'istituto con cui io ho sempre fatto i miei riferimenti storici prima di presentare il museo, perché nel 2004 ancora sì, si stava lavorando per creare il museo. E quindi ho fatto una mostra sulla misura del tempo proprio a ITIS con le mie collezioni, perché ovviamente dal 1997-98. Io avevo visto anche che la storia non finiva lì guardando indietro come storia della scienza, ma anzi diventava quella ricerca scientifica che ha portato allo sviluppo, diciamo così, delle telecomunicazioni. Ma prima ancora c'era Maxwell, c'era ancora Hertz, prima ancora c'era Ohm, Ampere e così via, fino a Alessandro Volta, che ha dato la genesi, diciamo così, della rivoluzione umana dell'epoca moderna, insomma, no? Quindi con l'invenzione della pila. Prima ancora, però, ancora che cosa? E quindi mi sono posto il problema di ancora, ma prima ancora, ma cosa c'era ancora? E tutte le cose che io, andando in giro per il mondo, che cercavo materiali scientifici, anche lì, che la parte proponibile, proposta del mondo antiquario. Ho cominciato a dire: non è più il banco della radio, perché dopo io mi sono staccato dal punto di vista commerciale, da questa persona per la quale avevo cominciato, eccetera. È durato 1 anno, 2 anni, poi ognuno ha preso la sua strada. E qui interviene la famiglia. A mia moglie ho detto: senti, se vogliamo che io continui, bisogna che lo facciamo noi come famiglia. Per cui lei, che era impiegata alla Lepore, allora, che era la fabbrica di confezioni Arezzo, dove c'erano 6.000 dipendenti, pensate, negli anni, qui parlo degli anni 60, e quindi ora siamo negli anni 70, già alla seconda metà anni 70. Ho detto: Anna, qui bisogna prendere una decisione, o smetto, perché io non posso più continuare a essere presente nel mondo del mercato come singolo, ma oppure la prendi te come licenza. Quindi lei si è licenziata dalla sua professione, ha preso la licenza di ambulante nel mondo antiquario, ha fatto quindi gli esami scritti, gli esami orali. Quindi si è messa in un contesto del quale lei non sapeva assolutamente niente, e siamo andati insieme per 30 anni, 35, 40, quanti sono durati ancora. Noi siamo insieme, ma comunque felicemente, voglio dire, perché la famiglia è rimasta unita anche in questo tipo di scelta, di ricerca. Siamo andati insieme a girare il mondo. Io fino al 95 ho continuato a insegnare e facevo il coadiutore di Anna nella Fiera Antiquaria di Arezzo. Poi da lì ci siamo mossi, abbiamo fatto la Fiera Antiquaria di Lucca. Poi dopo ancora siamo usciti dalla regione, abbiamo fatto quella di Modena, poi Milano, poi, cioè, insomma, abbiamo girato un po' tutta Italia proponendo che cosa? Il banco degli strumenti scientifici. Cioè, io praticamente a quel punto la radio aveva un ruolo che l'ha sempre avuto nella mia proposta anche commerciale, ma che si è ridotta nel tempo, perché praticamente il discorso radio, dopo che ho fatto una mostra io, che è diventata famosa la radio, eccetera, molti dei commercianti, che antiquari, hanno avuto l'idea di dire: ma se lo fa lui, lo faccio anch'io. E quindi c'è stata questa. E quindi sono stato imitato. A me mi fa piacere essere imitato nelle mie diciamo, performance. E quindi allora a quel punto ho detto: bene, andiamo indietro, vediamo se vengono tutti indietro. E io via via che andavo indietro, finché siamo rimasti sull'ottica, il cannocchiale, insomma, col treppiede, il cannocchiale qua e là, eccetera. Quando si è cominciato a dire microscopio, poi si è cominciato a dire strumento scientifico di laboratorio, oppure andiamo sul fatto personale, cioè studiamo il personaggio Amici e vediamo un po' qual è questo microscopio di Amici, che costa all'epoca, cioè, 5 milioni, faccio un'ipotesi, tanto per dire. A quel punto c'è anche l'antiquario generico, che voleva imitare anche tutte le mie performance, eccetera, si è distaccato, e lì ho lasciato il polverone, che nessuno è venuto dietro, perché
praticamente la radio è stata continuata a presentare da altri e io praticamente poi dopo ho dovuto smettere, quindi, però ho continuato con il banco, non solo con il banco, ma con il negozio, con la bottega, io l'ho sempre chiamata bottega degli strumenti scientifici. E è diventato prego? Punto di riferimento per il restauro. Punto di riferimento anche per il restauro, ovviamente, perché io le apparecchiature che ho comprato, anche non complete, avendo una biblioteca, perché nel frattempo che compravo gli oggetti, io ho sempre comprato anche tutti i libri che ho trovato e che gli antiquari librai, che sapevano che gli capitava un libro di una biblioteca che poteva essere di interesse personale di Fausto, me lo mettevano da parte e dicevano: guarda, Fausto, ho trovato questo, ti interessa? Sì. Ecco, io le mie collezioni di libri, quindi, che ne ho oltre 10.000, di libri d'epoca, ma anche di quelli degli anni 50, per dire, perché ci sono anche studiosi di questi del passato che hanno poi fatto riferimenti anche a temi molto più antichi, che oggi mi servono sempre per fare le schedature, perché io ora sono in fase appunto di fare schedature. Il Covid ha avuto la positività, se c'è stata nel mondo una positività di questo genere, di costringere il sottoscritto a stare in casa, come si verrà ora anche per queste feste che sono a ridosso. E stando qua mi sono posto il problema di dire: io che sto fermo, ma neanche per idea, che cosa devo fare? Siccome tutto quello che è nel museo, tutto quello che è nei magazzini, tutto quello, io l'ho catalogato su, così, tra virgolette, per i libri che ho scritto sui temi più variegati, ma non sono stati mai catalogati come collezione tematica. Quindi, anche se si parla non so, di cannocchiali, io ho scritto anche qualche cosa in alcune mostre che ho presentato il cannocchiale, questo tipo di qui, a rifrazione o a riflessione, secondo quello con la specchio, gregoriano o galileiano, tutte queste cose qua, eccetera, ma non mi sono mai preso la briga di dire: faccio la catalogazione di tutti gli oggetti, diciamo così, dei cannocchiali, oppure dei microscopi, sono due tematiche diverse. E Gli io oggetti ora sto di cultura, ora la voglio facendo. interrompere No, no, perché no. andiamo fuori Io tema. sto facendo Parliamo degli questo. oggetti di misura Benissimo. Perfetto. e Gli del oggetti di tempo. misura hanno del tema, gli oggetti di misura hanno anche questi una loro caratteristica. Infatti, ecco, ora qui scusate perché io ora Che è devo una spengere. suoneria di Sì, un no, orologio? sì. No, no. Sapete che gli No. orologi all'inizio suonavano solo, non avevano il quadrante? Ah, Questa è certo. una cosa curiosa. Oppure avevano il quadrante ancora prima della suoneria. Anche Esatto. questa è un'altra cosa curiosa. Ma come Ma l'orologio cosa non suona? fa il temperatore? Sì. Qual è il compito del temperatore? Il temperatore, il compito è quello di tenere ora ho messo il silenziatore così almeno non ci danno noia, Ecco, è ma quello di io. tenere a punto, di mettere a punto l'orologio in questo caso. Però il temperatore è anche un meccanico che risistema la macchina, che la portiamo rotta e che poi la riprendiamo perfetta, funzionante. Temperare significa mettere a punto, anche temperare un lapis significa appuntire, mettere, e quindi per poter essere usato. Per cui il nome Certo. di temperatore, che è un nome obsoleto oramai, che nessuno usa più dal punto di vista anche, diciamo così, dialettico, è un termine che io l'ho rinfrescato alla fraternità dei laici di Arezzo, proprietaria dell'orologio del 500, costruito nel 1552, che io ho restaurato e che poi dopo ho continuato dal 1996-98, questo è stato l'anno due anni di restauro, e dal 98 in poi anche attualmente sono incaricato annualmente di avere il compito di temperare l'orologio. Quindi c'è una delibera annuale della fraternità che dice: Fausto Casi, visto questo, visto quello, visto chi è, viene nominato temperatore per l'anno 2020, e in questo caso ce l'ho tutto. E questo, ecco, temperare significa quindi tenere in funzione un orologio che una volta era una professione talmente importante che era paragonata prefetto, al sindaco, perché in effetti il battito dell'ora, che allora ovviamente ci sono le campane, qui, questo qui di Arezzo
poi dopo ne parliamo, se volete, a tre campane, addirittura che suona in tutti i quarti, suona al primo, al secondo, al terzo, al quarto, e quindi dice i quarti dell'ora, e poi dopo aver detto quale quarto è, batte all'ora e alla mezz'ora l'ora in cui si trova con il sistema alla romana, batte di 6 in 6. Quindi anche questa è una specifica di cui, se volete, poi ne parliamo Adesso più magari ne dettagliatamente. vediamo anche qualche foto. Ecco, io direi, visto che hai parlato del temperatore e ritornando anche al tema appunto che è quello di Dante, io leggerei due o tre versi di Dante e poi Fausto ci ragioniamo sopra e vediamo le foto che ci hai Va mandato. bene, Ecco. va bene. Ok, guarda, sono solo due versi, sono nel Paradiso, nel decimo canto, i versi sono tra il 139 e il 145 e i versi sono semplici, diciamo, siamo in un momento della Divina Commedia nella quale Dante incontra i sapienti e quindi, come dire, Dante ha un grande stupore, usa molti riferimenti quando incontra persone di ogni tipo, sia nel bene che nel male, cerca sempre di avere dei confronti, no? E questi confronti lo portano ad essere uno dei primi, come dire, enciclopedisti, diremo quasi dopo il 1700. Ma leggiamo questi versi. Indi, come orologio che ne chiami nell'ora che la sposa di Dio surge, a mattinar lo sposo perché l'ami, che l'un parte, l'altra tira e su e urge, tin tin, suonando con sì dolce nota che il bel disposto spirito d'amor turge. Così vidi io. Quindi così vidi io vuol dire così Ha vidi visto? io il suono delle voci e dell'atmosfera che vivevo incontrando i sapienti. Ma qua il confronto è incredibile perché, come dire, Dante paragona la bellezza dell'incontro con i sapienti al tintinnio, alla bellezza di un meccanismo, che è appunto quello dell'orologio, che cita anche in un altro canto. Sì. E quindi dice che addirittura l'orologio è uno strumentum dell'amore della Chiesa verso Dio. E dice che questo amore si riesce a perpetrare, a realizzare perché c'è un orologio che sveglia la Chiesa ogni mattina e quindi esorta alla recita delle preghiere, no? Ora appunto significa appunto preghiera. Ecco, ma alla luce Eccolo. di questi testi, insomma, di questi versi danteschi, ecco, vuoi dirci qualcosa relativamente agli orologi? Ne mostriamo uno o due, che dici nello sfondo e tu ci parli sopra magari. Vai, sì. Quando parli quando hai letto quei testi, quei versi, praticamente si riferiva intanto a lui che aveva visto, sicuramente, perché lo dice dopo, che un orologio che era uno svegliatore. Monastico sicuramente perché ancora a quell'epoca gli orologi da torre o gli orologi monumentali non esistevano. Quindi la prima versione appunto di orologi nata nella nostra storia umana sono quelli che i benedettini hanno diciamo così inventato nel tempo poi che era appena appena precedente alla nascita di Dante, cioè siamo nel 1250, al primo riferimento che si può ipotizzare che abbiano costruito diciamo così, nella vita anche italiana, devo dire, perché si parla sempre di esperienze poi che Dante stesso ha fatto nel suo peregrinare. E quindi dove l'ha visto questo orologio? L'ha visto forse alla Fonte Veggiana, qui in Umbria, oppure l'ha visto anche a Firenze, anche può darsi che ci sia stato, anche se l'orologio più antico di Firenze, almeno quello che si conosce noi, è quello che è stato fatto nel 1450, grosso modo, ma qui parliamo di un'altra epoca, quindi parliamo di 150 anni prima, sicuro, e quindi ancora devo dire che ci sono orologi che sono piccoli, piccoli orologi di 20 centimetri di altezza. Se Mauro magari ci può mandare una Sì. fotografia, non lo so, oppure
vedete, scrivo così com'è. Io nelle mie collezioni ho tre orologi appunto di svegliatori o tre meccanismi di orologi che funzionano secondo questi primi metodi di scansione del tempo che hanno bisogno intanto del peso e al peso fa riferimento anche Dante quando dice che è trascinato questi meccanismi, queste ruote così belle come hai espresso te Mauro con il pensiero che sono praticamente, eccolo qua, ecco, questo è un primo meccanismo di orologio diciamo un po', è già un po' evoluto perché ha il quadrante fermo e una lancetta, diciamo così, che indica le ore in 12 in questo caso. Però questa è l'essenza dell'orologio, la vediamo intanto con il bilanciere che è il primordiale, bilanciere a pesi, vedete quelle due sferette in alto, sono i pesi che vengono calibrati nel braccio del bilanciere doppio, che ha il suo asse sospeso a un filo, vedete proprio in alto c'è un filo sospeso che ha una, diciamo così, le due frange di scappamento che vanno a incidere sul funzionamento e sulla rotazione della ruota dentata, che è quella che scandisce il tempo, poi perché va avanti a sezioni secondo una volta per ogni dente, come si intravede. Nella prima ruota dentata in alto, appunto, è la ruota esatto, che gestisce il tempo. Quindi ora non so se la posso fare, ecco, la posso fare anch'io. Guarda, benissimo. Sì, ci sono due frecce. Metti, ecco, questa ruota quindi da chi è che viene comandata? Da un ingranaggio, un piccolo ingranaggio che è qui, che è una ruota dentata, a cui fa riferimento poi Dante, e che sotto c'è una grande ruota che è questa, che praticamente va dà il passaggio dalla ruota di potenza, che è questa la prima ruota più importante dell'orologio, la primaria, che è solidale con questa catena, vedete qui, che ha attaccata sotto un peso che è la forza, diciamo, motrice di tutto il meccanismo. Quindi il meccanismo c'è il peso che porta il segnale, poi c'è la prima ruota, la primaria, che va a questo ingranaggino qua che vediamo di dietro, nel cui asse, qui c'è l'asse orizzontale, porta il movimento a questa più grande ruota, che è la seconda ruota del movimento, la quale trasmette a un altro piccolo ingranaggio che è sull'asse principale dell'orologio, devo dire, perché è quello che poi scandisce il tempo, che è praticamente legato al movimento della barra, di questa barra che è la doppia, che ha due elementi che alternano il movimento di questa ruota dentata, che è quella dello scappamento praticamente, e che dà praticamente il movimento a questa rigida che praticamente, considera l'inerzia, che dà l'inerzia al movimento orizzontale di questa barra, che non è un movimento circolare, ma è un movimento oscillatorio dovuto proprio alla forza che viene trasmessa con queste due barre, praticamente scandisce il tempo e la sua velocità con che cosa? Con questi due gangetti che vediamo qua su, uno questo, vedete, uno e quest'altro, ci sono delle tacche su questa barra, sia a destra, sia a sinistra che a destra, e che viene messa più avanti o più indietro a seconda se l'orologio è, diciamo, in condizioni di poter funzionare, regolarmente. Quindi ci sono dei punti di riferimento che chi gestisce l'orologio sa misurare nel tempo e tutto è riferito a che cosa? Al sole. Quindi praticamente questo orologio meccanico che funziona anche quando ci sono le nuvole, però quando c'è appena c'è un po' di sole viene controllato nel posto della lancetta se ritorna, cioè al mezzogiorno per esempio, oppure la sera alle 6 al vespero, secondo quello che sono i punti di riferimento, perché secondo il sistema all'italiana viene misurato nelle 24 ore, partendo dall'ora dopo il tramonto con la prima ora del giorno successivo. Quindi questa è un po' la storia, la definizione della misura del tempo in Italia. Poi dopo questo qui in 12 è invece la misura del tempo oltramontano, cosiddetto, che va di 12 in 12, e qui dopo ci sono il 12 fino alla mezzanotte, il 12 fino a mezzogiorno, e si va in un'altra diciamo, analisi di come l'uomo ha inteso misurare lo scandire del tempo giornaliero, che ci sono diverse unità di misura e diverse
e diverse possibilità di vedere anche i quadranti, diciamo, del funzionamento degli orologi, che sono normalmente in 24 all'inizio del sistema italiano e che poi dopo, piano piano, questo sistema delle 24 viene tolto e viene utilizzato questo ultramontano, che è quello che attualmente stiamo utilizzando anche come modello astronomico e quindi diciamo così la storia anche del quadrante. Noi ne abbiamo uno in quelle fotografie che ti ho mandato, Mauro, Sì. che è diciamo così il primo svegliatore monastico della storia. Siamo nei primi del 400. Io credo che prima avere modelli di questo genere comincia a essere un po' difficile, se no anche dal punto di vista pratico, non ci sono musei che abbiano orologi precedenti a questo modello che noi vorremmo far vedere. Tant'è vero che il bilanciere qui non è tanto un bilanciere proprio a bilancia, come ho detto, come abbiamo visto prima, che ci sono i due pesini laterali e poi c'è quest'asse che ha un'oscillazione di 60-70 gradi. Eccolo qua. Questo è nel mio magazzino che c'è tanta confusione, però si capisce che questo in primo piano è questo orologio monastico di cui vi ho parlato. In questo caso c'è anche c'è in questo punto qui, vedete, questo è il bilanciere che ha un'oscillazione, vedete come è fatto? È fatto a corona reale, devo dire. Questo, eccolo qua, a corona reale, e che praticamente è circolare intanto, però l'oscillazione, anche questa, vedete c'è il filo che lo sospende, questo qua, è un filo che sospende, che tiene praticamente tutta la barra che abbiamo visto prima, che questo funziona nello stesso identico maniera, che va ad agire su la ruota dentata che è qui dietro, e qui c'è tutto il passaggio. Come vedete, nello stesso sistema che ho detto prima, non sto poi ora a specificarlo, quello che vediamo qua invece è il quadrante, intanto in 24 ore, e quindi ecco che è un quadrante all'italiana proprio, e che è fisso. Questo quadrante è fermo, dico scusate, è mobile il quadrante, e che è fisso invece una lancetta che è qua in fondo, questa qua che sto indicando io, questa sotto, si alzi un pochino eccolo qua. Questo sole, vedete qui c'è un sole con un raggio più lungo, che è praticamente l'indicazione dell'ora. L'ora la leggiamo qua, in questo caso qui era 17esima, 18esima, mi pare, e che praticamente questo quadrante che si sposta arriva qua. Questi fori che voi vedete, sapete a cosa servono? Servono a stabilire l'ora di quando l'orologio deve suonare, perché quando arriva qui un pistoncino che viene infilato manualmente, secondo appunto il momento della suoneria di questo orologio, può essere la notte, può essere la mattina, può essere il mattutino, oppure la sera, il vespro, eccetera. Questo il pistone che arriva, che è qui, che è esterno, quando arriva qua, tocca in questo punto qui della lancetta del sole, praticamente, che sta a indicare l'ora, si piega, e questo piegamento, se vai ancora più sotto, Mauro, ecco, vediamo. Ha un asse, questo asse va a toccare, vedete qui c'è viene spinto questa leva che libera, praticamente qui c'è un sistema di catena che libera, o corda, secondo quello che è, un peso, un secondo peso, che è indipendente da quello del tiraggio del tempo, come abbiamo visto anche prima, e che va a finire al battente della campana che è qua dietro, che è qua su in cima. Qui ancora più in su si vede, eccolo qua. Questo è il battente, è la campana, e qui sopra praticamente c'è qua dietro un battente che fa din, din, eccolo qua. Qui si intravede proprio qua dietro, che è il battente che entra dentro la campana, che lo batte proprio quando questo peso viene liberato, e quindi scaricando il peso di questo asse, praticamente din, 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 din suona questa cosa, che non è il numero delle ore che dura questo stabilirlo, ancora qui non era la suoneria ad ore, questo qui suonava, faceva ecco una specie di campanello proprio, va Non bene, c'era ancora il partiora, non diciamo c'era così, la e la rastrelliera che sarà non un'evoluzione, c'era appunto. l'ingranaggio partitore, sì, esatto, la Esatto. partitura, la ruota partitura, che sarà poi Esatto. dopo, dove in questo orologio che vediamo qua dietro, per esempio. Ma te l'ho mandato forse la fotografia di un altro, forse Sì, di più adesso. moderno, insomma, Ecco, ma questo quindi sostanzialmente è uno di quegli orologi che appunto che ha cita descritto, Dante. perfetto, questo siamo lì, sì, Ed è perché prima anche.
Ed è anche uno di quegli orologi che troviamo appunto nello studiolo Esatto, nello studiolo dove ci sono delle tarsie, sia a Urbino, sia da altre parti, ma anche a Padova, credo che ce ne sia un altro, e poi non so se a Firenze, non lo so, non mi ricordo. Però insomma, ecco, queste, le tarsie sono prese dalla riproduzione in tridimensione di questo orologio, insomma, ecco, questa, magari dopo cambia la Certo. posizione, io questa l'ho fatta da una parte per vedere un po' gli ingranaggi, quindi, però magari una volta presa davanti, una volta presa da laterale di sinistra, una volta da destra, però si tratta di questo tipo di apparecchiatura, che insomma non era dove veniva tenuto questo apparecchio. Ecco, questo qui, come io ho parlato prima, ma anche te Mauro, mi pare di svegliatore monastico, cioè praticamente dove ha visto Dante questa macchina, perché è un automatismo. Allora, fino al 500 si chiamava automata tutto questo che riguardava le suonerie, che riguardava la misura del tempo. Quindi devo dire che a questo punto anche la misura del tempo era matura, dandola in gestione a una macchina, cosa che fino a quel momento la gestione era solo umana. Di che co come era osservando il cielo, osservando le stelle, osservando il sole in particolar modo, veniva stabilito che c'erano. Eccola qua, questa è una tarsia, credo che sia quella di Perù, di Urbino, forse, non lo so. Sì, questa è Beh, quella di mi pare. Urbino. Vedete? C'ha la campanellina, vedete lì la campanellina, questa? È proprio una campanellina che è idealizzata, non era questa. La campana era proprio una campana semisferica come quella che abbiamo visto nell'orologio che è della collezione. E questa invece è idealizzata, vedete anche qui? Ecco, questa è una campanina che poteva funzionare lo stesso, ma addirittura gli hanno messo anche il batacchio qui interno, che non è questo il sistema del batacchio, ma il batacchio è qua dietro, c'era una. Un qualche cosa, diciamo così, che forse, ecco, in questo caso non so se viene tirata. Mauro, che pensi? Vedi, ecco qua, qui si vede, nella tarsia si vede la parte della suoneria con il suo peso, perché questo è il Sì, peso esatto. con il suo peso indipendente, che fa suonare, appunto, che va ad agire, può darsi su questo leva qua. Ecco, diciamo forse Sì, che, esatto. ecco, c'è qui un filetto. Ci sono un po' tutti gli elementi, ecco, Certo, diciamo, c'è un per filo che va su, vedete, c'è un che non si filo ferma qui. qui che. Qui c'è un filo, eccolo qua, uno è questo e un altro è questo del contropeso di questo del meccanismo del movimento e questo qua è il terzo filo che va su, vedete questo qua, che viene su, va su, va su, che viene dal secondo rocchetto, che è questo qui, e che idealizza, diciamo così, il funzionamento Certo. di questa parte della suoneria. Qua vediamo la ruota grande che va a finire in un piccolo ingranaggio. Qua che a sua volta trasmette il movimento di un altro grande ingranaggio che è la seconda ruota dentata. La prima principale è questa, la seconda è questa che va a finire su un ingranaggio che agisce sulla. Vedete, qui sono dei denti, no? Questi denti qui sono quelli che abbiamo visto prima sull'altro orologio che vanno ad azionare le due frange che vanno a finire nella barra eccolo qua, del distributore del tempo, diciamo così, che sono i due pesetti che vediamo qua, vedete, uno è questo e un altro si intravede sul bilanciere. Ecco, questo qua è il classico bilanciere. Non parliamo ancora di sincronismo, non parliamo di. Quindi questi sono tutti sistemi asincroni che avevano bisogno di essere sempre controllati, quindi ecco perché prima ho fatto riferimento al sole, perché il sole è l'elemento certo di riferimento al quale l'uomo da millenni si è sempre basato per la misura del tempo. Quindi Molto, molto affascinante, Fausto, tutta questa meccanica che si anima di astronomia, perché poi certo. questi orologi, giustamente come ci dicevi, dovevano essere rimessi, no? Dovevano Certo, e essere quindi temperati, con moderati che e cosa? quindi. Con la posizione del sole o delle stelle, se si va a mezzanotte, se si va a vedere queste cose qua, con punti di riferimento ben precisi ai quali la vita dell'uomo era legato. E quindi il mezzogiorno con un orologio solare, ma addirittura con l'ombra dell'uomo, si riusciva a chi era in grado di leggersi queste sue auto-ombre, oppure quest'ombra del bastone, o l'ombra di un orologio solare, diciamo così, che erano
da muro o da giardino. Addirittura gli obelischi erano essi stessi degli gnomoni che stavano a indicare l'ora del giorno nelle 20, nelle 12 ore di giorno, diciamo così, o quello che era, e praticamente nelle stagioni c'erano anche i recuperi, perché c'era la lettura anche, come ha fatto prima riferimento Mauro, che noi come Sisfa lavoriamo agli solstizi, agli equinozi. Ecco, questi quattro elementi che sono fondamentali nell'individuare anche le quattro stagioni, poi in fondo, perché siamo Assolutamente. sempre su questo riferimento del quale l'uomo dipende, perché d'inverno che è il freddo, d'inverno si devono mettere certe cose, d'estate altre, a primavera si deve piantare, oppure in estate si deve raccogliere. Cioè, ci sono tutti questi elementi che regolano la vita dell'uomo. Come si definisce il tempo, invece, questa è una cosa importante. Chi è che ha definito il tempo? Allora, Sant'Agostino, che è stato uno dei primi, che ancora forse l'orologio non esisteva, però insomma si era ai risvolti, diciamo, della storia dell'uomo e quindi della scienza sulla misura del tempo, ebbe a dire a uno che gli disse: ma che cos'è il tempo? Ah, lo so, il tempo? Il tempo, aspetta, niente, non me lo ricordo più, ecco, questo è il tempo, è passato. Certo. Capito? Questa Senti. è una definizione bene, bene forte, No, proprio. no, ma infatti le riflessioni filosofiche sul tempo veramente Sì, animano ce ne sono tantissimi, tutta esatto. l'umanità, diciamo, Certo. quindi dai primissimi Sì. filosofi fino Ora, per esempio, conteggiamo. all'attuale filosofia della scienza che sempre più si interroga sul No, valore del tempo, dei multitempi. pensa alla cosmografia di oggi, che parliamo di voli interspaziali, interstellari, addirittura oltre che interplanetari, e parliamo di anni, 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 diciamo così, di tempi che noi non siamo in grado neanche di gestire. Cioè, la nostra mente gestisce il giorno, la sera e i giorni, i 100 anni nostri, che è la vita dell'uomo che dura 100 anni al massimo. Io spero anche noi di durare un altro poco, perché io sono quasi arrivato, non è che sia. Però insomma, No, voi che siete ormai. giovani, vabbè, dico, abbiamo una concezione di misura dei 100 anni che è irrisoria nei confronti dei miliardi di anni che ha la Terra. Cioè, la Ah, Terra ha 2 miliardi di certo. anni. Cioè, voglio dire, ma che gliene frega la Terra se c'è il Covid, che a noi c'ha niente, e la Terra rimarrà per altri miliardi di anni. A noi, cioè, noi non succederà, non siamo in grado anche di gestire questo, se non di falsificare, ecco, quelli siamo No, bravissimi come no, umanità, certo. capito? Di Di fatto. disturbare, di autodistruggersi anche, perché noi siamo nel pericolo della distruzione. Quando è stata la guerra fredda con l'atomica, ora arriva, non arriva, se chi se lo ricorda, voi siete giovani ancora, forse no, ma io l'ho vissuta tutta anche questa guerra fredda, e praticamente c'è stato anche un po' di terrore, devo dire, di paura che succedesse qualcosa da un momento all'altro. C'era il famoso bottone rosso, che dicevano: ah, se al mondo ci sono tre bottoni rossi, che allora erano uno russo, uno americano, un altro cinese, cominciavano ad arrivare, e che se uno di questi la mattina salsa dice: ma voglio pigiare, e noi dipendiamo tutti da quello. E comunque, Senti, quindi, prego. sì, il tempo è sicuramente molto relativo. È Abbiamo relativo, ecco. superato la nostra oretta a Mamma mia. disposizione. Ovviamente avremo bisogno di tante ore, fatalmente parliamo proprio di tempo, quindi è inevitabile Certamente. sforare, diciamo così. Io chiuderei, visto che siamo anche in periodo un po' natalizio e il Natale ci fa pensare agli angeli e un po' a tutto ciò. Leggerei solo una terzina, che è quella che ci ricorda appunto Dante Alighieri quando parla della bellezza dei 9 cerchi appunto angelici, e quindi lo fa sempre con questo incrocio dove mette insieme la meccanica, la bellezza della meccanica e la bellezza dell'organizzazione celeste, e appunto fa questo confronto che vado qui a leggervi. E come cerchi in tempra d'orioli, e cioè è Bellissimo. come il girare delle sfere degli orologi, si girano sì, cioè si riferisce agli angeli, si girano che il primo a chi pon mente quieto pare, e l'ultimo che voli. E questo è bellissimo, io penso. E qua vuole sostanzialmente significare il moto re relativo
tra appunto le sfere, una sembrerebbe ferma e l'altra invece molto rapida e quasi si invola. Quindi lui ha questa fatto bellezza ha riferimento a quegli orologi. Sì, fatto certo. proprio riferimento a questi Il meccanismo meccanismi, delle ruote. Ruota grande, ruota piccola. a queste ruote che certe sono molto rapide, altre invece sembrano ferme. Quindi questo ordine celeste è anche l'ordine della meccanica, quindi questo grosso connubio tra meccanica e appunto organizzazione celeste è l'augurio anche un po' per questo Natale e da parte mia vi saluto. Vogliamo fare un saluto tutti Sì, insieme? Grazie. vorrei dire un altro secondo, se mi permettete, Vai, vai. che Dante Alighieri era un grande conoscitore dell'astronomia. Questo Assolutamente. lo dimostra che ha avuto anche da parte di critici successivi, degli storici che l'hanno studiato alla Divina Commedia, qualcuno ha detto che era un anticlericale, ma non è assolutamente vero. Lui era uno scienziato moderno, devo dire, perché conosceva bene tutti il movimento dei sette pianeti, che lo ripete anche nella cosa. Quindi un grande astronomo e un grande conoscitore dei momenti tecnologici rinnovativi del tempo. Questo è, quindi era un cattolico che era, ovviamente l'ha dichiarato con, diciamo così, nei suoi, in tutta la Divina Commedia, ma era anche un aggiornato scienziato, perché lo possiamo definire questo, che poteva essere iscritto alla SISFA con tanto onore, anzi come membro onorario io l'avrei voluto proporre, perché veramente parla di cose profonde ed esatte per l'epoca in cui si parlava appunto col sistema tolemaico. Grazie, Assolutamente, grazie noi di avermi sopportato, perché scusate. grazie, grazie a tutti, Auguri a ancora tutti, auguri. auguri a tutti, sì. Ciao, ciao, ciao Benedetta e Lucia, ciao Mauro, auguri alle famiglie. Ciao, vi faccio una foto tutti insieme con le mani. Bellissimo, sì, vai. Ecco, Sette. vai. Vediamo se ce la faccio. Pronti? Una mano un po' difficile. Olè, Vai. ottimo. Grazie, ciao ancora. Grazie, a presto Bye Mauro. Ci bye. sentiamo. Speriamo di Se vederci ad Arezzo con questo siete museo invitati, vivo. siete È invitati ad sempre. Arezzo.